italiani abbiamo le carte vincenti per pensare nel modo migliore il nostro futuro e per creare innovazione. È quello che ho scoperto passando 6 mesi tra gli italiani di Silicon Valley. Mi chiamo Roberto Bonto, sono un giornalista curioso, ho iniziato la mia carriera al Gazzettino, 3 anni a Pordenone nei lontani anni 80. Mi sono mandato a Silicon Valley, ho passato 6 mesi tra questi italiani di Silicon Valley, appunto. E ho, attraverso il racconto delle loro storie, ho elaborato un progetto che si chiama Italiani di Frontiera. Questo progetto tocca sia, spiega sia le chiavi dello spirito italiano, della capacità di innovare che hanno gli italiani. La parola chiave di quello che questi italiani riconoscono a se stessi e agli altri è la capacità di ragionare fuori dagli schemi. Renzo Piano dice che abbiamo qualche cosa di particolare che viene dalla profondità della nostra cultura, che ci permette di affrontare in modo creativo la complessità della realtà, articolando anche arte e scienza. Questo è un punto di forza che tutti gli italiani nella frontiera dell'innovazione riconoscono a se stessi. Contemporaneamente, attraverso le loro storie, capiamo anche però quali sono i motivi per cui siamo ricchi di questo che è il patrimonio più importante, oppure siamo abituati in patria, paradossalmente, a sperperarlo. Siamo ricchi di questa versatilità, di questa capacità di affrontare il futuro, eppure siamo abituati a sperperarlo perché? Perché abbiamo meccanismi culturali che dobbiamo spazzare via. Incapacità di fare squadra, diffidenza del successo altrui che viene visto come un pericolo per noi invece che un'opportunità. Tutto questo noi dobbiamo dimenticarlo, quello che attraverso le mie storie che ho raccontato oggi agli studenti e sto per raccontare alla cittadinanza qua a Udine, attraverso queste storie credo che venga fuori proprio questo. Noi cerco di fornire delle armi, degli strumenti per quello che è indispensabile in Italia, una vera e propria rivoluzione culturale, una rivoluzione nel modo di pensare che potranno fare soltanto i più giovani. Quelli della mia generazione hanno una responsabilità enorme. Siamo la prima generazione che lascia alla generazione che segue delle aspettative e una prospettiva peggiore di quella che noi abbiamo ricevuto dai nostri genitori. Noi dobbiamo fornire queste armi attraverso la creatività, un giornalismo diverso, la mia è tutto sommato un'inchiesta, anche se si sviluppa soprattutto in storytelling multimediale dal vivo, e lasciare ai ragazzi le armi perché devono fare quello di cui abbiamo assolutamente bisogno, cioè una rivoluzione nel modo di pensare, che sappia valorizzare e premiare i più bravi, chi sa guardare il futuro, chi sa rischiare, e non gli amici degli amici, chi continua a perpetuare degli stereotipi e dei luoghi comuni che invece vanno abbattuti.